ragazzi che frequenteranno questa scuola nei prossimi anni possano godere di tutti i servizi che magari noi non abbiamo avuto nella nostra scuola. Questo intervento era pensato molti anni fa, poi c'è stato il Covid, quindi la grande occasione del PNRR, 10 milioni di euro sulla città di Arezzo, di cui oltre 7,5 proprio in questa struttura, ci permette di fare un intervento veramente storico. L'edificio esistente aveva molti vincoli dimensionali che sono stati reinterpretati in modo stereotomico, direi, togliendo dei volumi da un corpo principale e scavando la scuola dall'interno di modo che la distribuzione delle aule, dei laboratori, dell'auditorium e di tutti gli spazi accessori risultassero convivere attraverso questo spazio centrale che potesse far partecipare gli studenti e il corpo docente in maniera trasversale e verticale di tutto l'organismo scolastico. All'uscita del bando PNRR l'amministrazione comunale era già pronta perché aveva un progetto definitivo a seguito di varie valutazioni che avevamo fatto con tutta la giunta, con il sindaco, proprio per dare una risposta importante alla scuola del centro città, e quindi decidemmo proprio di portare avanti un intervento di demolizione e ricostruzione in loco che darà una risposta importante in termini di efficientamento energetico e di spazi per i nostri ragazzi, quindi una scuola nuova, una scuola moderna e una scuola che rispetta l'ambiente. Il termine sostenibilità ci guida partendo dalle prime fasi di demolizione e quindi di rispetto verso l'ambito cittadino che qui è rilevante, vicino, quindi già in fase di progettazione ma anche prima di concorso sono stati proposti dei metodi per rendere questa fase meno invasiva possibile. Noi per andare in palestra dovevamo comunque andare nell'altro edificio e cambiare ogni volta, e era un po' strano, ecco. Mi auguro e mi auspico che questo progetto abbia dei tempi di realizzazione brevi per dare la possibilità a tutti i ragazzi di partecipare, di poter frequentare un istituto come l'Ecese Alpino, che è di altissimo livello dal punto di vista proprio dell'insegnamento, ma con una struttura finalmente adeguata, con tutti i comfort, palestre e tutto quello di cui i ragazzi hanno bisogno. Già avere una struttura nuova è comunque sempre molto molto bello. Spero che la scuola sarà molto colorata, perché la nostra non lo era molto. Se io mi dovessi immaginare una scuola ideata soltanto per appunto l'indirizzo musicale, io la penserei un po' colorata, come la musica, quindi piena di arte. Aspettiamo tantissimo a gloria questa nuova scuola. Quando ci hanno detto che faremo auditorium nuovi, nuovi spazi per poter suonare, per poterci incontrare, per poter fare musica d'insieme, appunto, perché oltre a suonare da soli, bisogna suonare anche insieme. Avere la prospettiva di una scuola nuova è un grande momento per noi, una svolta epocale, tant'è che anche il nuovo progetto di Scuola 4.0 lo stiamo sviluppando nella prospettiva di questi nuovi ambienti. Sono più che contento quindi che si crei una scuola innovativa, molto più all'avanguardia, che riesca a soddisfare le esigenze dei ragazzi e che appunto quindi sia una scuola a 360 gradi.